Bentornati con un nuovo appuntamento di Serie A Preview, scopriamo i numeri e le curiosità sulla 32esima giornata di campionato. Il primo grande big match del weekend andrà in scena allo Stadio Olimpico, Roma e Milan si sfidano in quella che la classifica dice essere uno scontro diretto per la zona Champions. Il KO di Bergamo ha interrotto la corsa dei giallorossi, raggiunti al quarto posto proprio dai rossoneri. A preoccupare maggiormente Mourinho sono però il numero degli infortunati. Nella lista dopo Kasdorp, Wijnaldum e Smalling si è aggiunto anche Llorente, out 15-20 giorni, oltre a Dybala ancora non al meglio della condizione. In casa rossonera l'obiettivo è racimolare più punti possibili in previsione del doppio derby Champions con l'Inter. Pioli dovrebbe recuperare dal primo minuto Giroud e si affiderà ancora a Leao, trascinatore contro il Lecce e miglior marcatore della squadra con 12 centri in campionato. Uno sguardo infine ai precedenti che sorridono ai rossoneri, imbattuti nelle ultime 6 gare disputate contro la Roma. Nella corsa Champions è diventata di diritto anche l'Atalanta, impegnata sabato sera all'Olimpico contro il Torino. La vittoria di lunedì scorso ha ridato slancio alla squadra di Gasperini, ora soli 4 punti dalla quarta posizione e desiderosa di sfruttare le sfide incrociate tra Roma e Milano. La tradizione d'altronde nelle ultime 6 sfide contro i Granata è favorevole ai bergamaschi, che per l'occasione potrebbero presentarsi con la coppia gol Højlund-Zapata, secco però di reti in campionato dal 9 novembre scorso. Attenzione però a non sottovalutare l'11 di Juric, capace appena una settimana fa di sconfiggere in trasferta la lanciatissima Lazio. Lancio match domenicale dai palati fini a San Siro di fronte Inter e Lazio, in quello che potrebbe valere da una parte la rimonta al quarto posto e dall'altra la certificazione di un posto in Champions. Ottenuta la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia, Simone Inzaghi vuole smentire i suoi detrattori e dar seguito al successo conquistato in campionato contro l'Empoli. Il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare tutti i titolarissimi per poi farli rifiatare nel turno infrasettimanale col Verona. Sarri dal canto suo ritroverà dal primo minuto Cataldi e probabilmente Immobile, troppo importante in questo rush finale di stagione. Al di là dei singoli, i biancocelesti sono comunque al momento la squadra che ha ottenuto più punti dopo il Napoli negli scontri diretti contro le altre big. Inzaghi e l'Inter sono avvisati. Potrebbe essere il giorno dei giorni per il Napoli, atteso dal derby campano contro la Salernitana. Al Maradona gli azzurri avranno infatti il primo match point scudetto del campionato, in caso di mancato successo della Lazio seconda in classifica. L'incredibile vittoria con la Juventus ha infatti tolto qualsiasi dubbio, se mai ce ne fosse stato, sulla superiorità netta dei partenopei rispetto alle altre pretendenti al titolo. Un titolo che la città aspetta ormai da 33 anni e che Osimhen e compagni sono pronti a regalarle, confermando l'ottimo score negli ultimi precedenti contro gli Amaranto, giunto a 3 vittorie consecutive. Trasferta delicatissima per la Juventus domenica sera al Dallara di Bologna. Reduci da 3 KO consecutivi e soprattutto dall'eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra di Allegri da questo momento in poi non potrà più sbagliare. Sentenze e penalizzazioni a parte, i bianconeri stanno deludendo partita dopo partita, soprattutto sul piano del gioco. Una critica più volte mossa all'indirizzo dell'allenatore toscano, che ora ha l'obbligo, almeno sul campo, di difendere quantomeno il terzo posto in classifica, in attesa poi delle semifinali di Europa League. Lo scivolone di Verona ha un po' frenato invece gli entusiasmi intorno al Bologna di Thiago Motta, che tuttavia in questo 2023 è stato capace di fermare in serie Inter, Lazio, Atalanta e Milan. Davvero niente male. Completano il programma di giornata gli anticipi del venerdì Lecce Udinese Spezia Monza, domenica alle 15 Cremonese Verona e Sassuolo Empoli. Domenica alle 18 infine chiude il quadro di questa 32esima giornata la sfida del Franchi tra Fiorentina e Sampdoria.